Una persona può padroneggiare le scritture o essere un grande compositore di poesie, ma senza purezza di cuore queste realizzazioni sono senza valore. Incarnazioni del divino Atma. Dai tempi antichi Bharat è stata famosa per la sua esposizione dei quattro Purushartha, i quattro obiettivi della vita: Dharma, Artha, Kama e Moksha. E gli insegnamenti dei Veda e dei Vedava. I Veda incarnano il sublime, la sublime verità vissuta dai saggi e dai veggenti. Il Veda deriva dalla radice Vid, significa conoscenza. Il Veda proclama le verità, che sono valide per tutti i tempi, per tutti e tre i mondi relativi al benessere dell'umanità e alla divinizzazione della vita umana. I Veda insegnarono i principi della vita quotidiana e come le persone dovrebbero ordinare le loro vite. Il loro approccio è dualistico e si preoccupa di come gli uomini dovrebbero raggiungere i quattro obiettivi della vita nel mondo. I Veda, che originariamente costituivano un unico corpo di inni, furono in seguito divisi in tre sezioni: Rig Veda, Yajur Veda e Sama Veda. Più tardi, lo Yajur Veda fu suddiviso in Shukla e Krishna Yajur Veda. E poi venne la Atharvana Veda. I Veda sono noti con nove nomi. Il primo è Shruti, cioè ciò che si apprende attraverso l'ascolto. Questo era necessario nei tempi antichi quando la stampa, i libri stampati erano sconosciuti. Gli altri sono Anushravana, Amnaya, Samamnaya, Chandas, Adhyasa, Gamana, Nigama, Agama. Nigama e Agama si riferiscono al processo di respirazione del divino. Tutti i Veda si riferiscono agli affari del mondo fenomenico. Ogni Veda ha un Samhita, collezione composta da Brahmana, Aranyakas e Upanishad. Tutti questi stabiliscono le pratiche che dovrebbero essere osservate nelle fasi di Grihastha, cioè il capofamiglia, e Vanaprastha, l'eremita che conduce una vita ascetica. Le pratiche avevano lo scopo di controllare la mente. Non sono progettate per consentire, di avere esperienza diretta di Dio. È il Vedanta che tratta la questione della realizzazione del sé. Ovvero, per il viaggio spirituale è la guida preposta alla destinazione. Ci sono tre cose essenziali da comprendere riguardo al Vedanta. Il primo è Tara Kamma, il secondo è Sankhya, il terzo è Amanaskamma. Tara Kamma richiede la comprensione dei quattro principi: Kesari, Desari, Madhyama e Bhagavati. Tara Kamma richiede l'investigazione dei cinque mudra, ovvero i gesti rituali delle mani, e dopo aver realizzato la loro insignificanza spirituale, bisogna concentrarsi sul Satchitananda e unire la mente nella beatitudine di quell'esperienza. Sankhya prevede 25 entità composte da 5 organi di senso, le 5 guaine, i 5 respiri vitali, i 5 elementi, la mente, il corpo, l'intelletto, il motivatore interiore e l'anima individuale. Questo sistema di yoga
Per un'inchiesta riguarda un'indagine sulla realtà di ciascuna di queste entità e porta alla scoperta che la realtà Satchitananda è al di là di tutti questi e fa riconoscere la propria identità con questo Atma trascendentale. Questo richiede un'esplorazione di entrambi il mondo esterno e il mondo interiore, riguardo alla mente e allo spirito. Amanas Kamma significa la consapevolezza che l'intero universo non è altro che Brahman, che è l'unica e sola realtà. Quando vi è questa realizzazione di Brahman, ovvero uno senza il secondo, anche la mente cessa di esistere. Sono solo le operazioni della mente che determinano la percezione della diversità nell'universo. Quando viene vissuta l'unità, non c'è assolutamente nessuna mente. Tutto è Brahman in quello stato di coscienza. C'è spazio solo per prema, amore in questo stato. Quell'amore è la verità. Il potere di quell'amore è illustrato da un episodio nel Bhagavatam. Una volta Yashoda era in cerca di Krishna e non riusciva a trovarlo da nessuna parte. Incontrò Radha e chiese a lei se aveva visto Krishna. Radha chiuse gli occhi e meditò intensamente su Krishna. In quel momento Krishna apparve lì. Yashoda si rese conto che l'amore di un devoto, di una devota come Radha, per Krishna era infinitamente più grande del suo stesso amore materno per lui. È così che il divino si rivela ai devoti. Krishna apparve istantaneamente ancora prima che Radha iniziasse a visualizzarlo a causa del suo amore puro e disinteressato. Se il cuore è inquinato o pieno di orgoglio, Dio non può essere vissuto anche se ci si prova per infiniti anni. Yashoda confessò a Radha che la sua devozione aveva rimosso il velo dell'ignoranza e dell'orgoglio, offuscando la sua visione per tutto il tempo. Aveva ammesso che c'erano molti che amavano Krishna più di lui e chiese a Radha di insegnarle come amare Krishna. Radha disse ad Ashoda che questo amore non può essere insegnato agli altri, ognuno deve svilupparlo con la propria devozione pura e totale. Dopo che Krishna tornò a casa, Yashoda lo rimproverò per essere andato in altre case a rubare il burro, rifiutando di mangiare ciò che era disponibile in abbondanza in casa. La lezione da trarre da Krishna è che l'azione ha preferito godere della devozione e dell'amore dei suoi devoti piuttosto che della sollecitudine materna di Yashoda. Ciò significa che se si ha un amore puro, sacro, altruistico per Dio, il divino apparirà in questo momento istantaneamente. Come ci si può rendere conto della presenza del divino in voi? Il vostro corpo è fatto di costituenti fisici come ferro, acqua, fosforo, piombo, il cui valore ammonta a poche rupie, eppure all'interno del corpo vi è un potere che può valere milioni. Da dove viene questo potere? Viene dalla madre che ha dato la luce al bambino? No. Finché il bambino è nell'utero, fino a 4 mesi e 9 giorni, il feto è solo una massa rotonda di gelatina. Da quel momento in poi una forza vibrante entra nell'embrione. Da dove viene quella vibrazione? Questo è il Brahma Tattva, il principio di Brahman. Questo è il Prana Tattva, il principio di vita, il principio vitale. Da quel momento, a 4 mesi e 9 giorni, il bambino dentro l'utero inizia a muoversi. Contemporaneamente il principio di Brahman entra nel feto, quindi vi è l'incarnazione. La combinazione dei due nel corpo si chiama Tarakamma. Questa è una delle dottrine segrete del Vedanta. Questo processo è trattato come un fenomeno umano,
ma non è qualcosa di umano, è una manifestazione di Brahman. Quando parlo attraverso il microfono potete ascoltarvi, ma senza la corrente il microfono non funziona. Il microfono è importante, la corrente è l'energia, la loro combinazione consente alla mia voce di raggiungere tutti voi. Allo stesso modo, l'unione di Brahman con Maya determina l'emergere del Brihat Svarupa, la forma cosmica del Signore. Brihat Svarupa è l'energia onnipervadente. Dovete realizzare che qualsiasi scrittura possa essere padroneggiata o qualunque sia il potere e la ricchezza che uno può acquisire, senza amore non si può ottenere la liberazione. Tutto ciò che state guardando riguarda il mondo esteriore. Trasformate la vostra visione e portatela all'interno. La visione esterna è inutile, è quando guardate dentro che riconoscerete la vostra vera forma. Un padrone di casa butta via tutte le cose inutili, ma protegge ciò che è più prezioso all'interno di una cassaforte di ferro nella sua casa. Ognuno di voi dovrebbe realizzare ciò che è più prezioso in voi, i tre processi di Tarakam, Sankhya e Amanaska. Sono gemme spirituali estremamente preziose. Sono dentro di voi, ma non ne siete consapevoli della loro esistenza, perché non siete collegati al Maestro interiore. Quel Maestro è il Paramatma, il Sé Supremo. Come potete relazionarvi con il Maestro interiore e coltivare l'amicizia? Per consentire agli studenti di comprendere questo, sto spiegando questa verità del Vedanta in un modo molto semplice. Mettiamo il caso che siete fuori da un cancello, che è sorvegliato da un cane mastino che si chiama Maya. Come potete avvicinarvi al maestro, al Paramatma? Voi gridate il suo nome, egli scende, vi riconosce e vi porta dentro. Maya non vi disturba. Per neutralizzare Maya dovete dimostrare la vostra unione con il divino. Questo è stato proclamato nella Upanishatika che dice: Advaita Darshanam Jnanam, la conoscenza suprema è la percezione dell'unità non duale. Questo è il percorso della conoscenza. L'altro percorso è quello della devozione. Il Signore scende per aiutarvi quando cantate il suo nome in ogni momento. Potreste chiedere come questo può essere fatto quando si devono frequentare e affrontare molte situazioni ogni giorno, incluso lo studio dei libri. Ma non vi è spazio per questo dubbio. Considerate ogni vostra azione come un'offerta a Dio. Qualsiasi cosa fate, tutto ciò è necessario finché sarà necessario finché non vi sarete assicurati la grazia di Dio. Se gridate i nomi di Rama, Krishna, Govinda e Narayana, il padrone scenderà e vi condurrà all'interno con sé. Quando siete con Dio, Maya non può mettervi in difficoltà, quindi dovreste avere jnana o bhakti, la conoscenza e la devozione, per entrare nella residenza della liberazione e stare con Dio. Dovreste essere in comunione continua con Dio nei tre stati di veglia, sogno e sonno profondo. Potete chiedervi come sia possibile cucinare, fare i lavori di casa o compiere le proprie mansioni quotidiane se si pensa a Dio continuamente. Gli studenti possono domandarsi come possono studiare, ricordare lezioni e passare esami se pensano a Dio senza interruzione. Ma non abbiate dubbi, considerate tutto il lavoro come lavoro di Dio. Quando cucinate il cibo, la sua quantità deve essere proporzionata al volume della pentola che usate. E serve anche una fonte di calore adatta. Se la pentola è piccola, dovete metterci mezzo chilo di riso e la cottura sarà corretta. Potete
ma non potrete cuocere 2 kg di riso in un recipiente piccolo. Non dovete fornire più del calore necessario perché se mettete una pentola piccola su un fuoco grande la brucerete. Quando il cibo comincia a cuocere, dovrete ridurre gradualmente la fiamma e in questo modo dovete indagare su ciò che è temporaneo e ciò che è permanente in ogni aspetto della vita. Una volta attraversato il fiume, non c'è più bisogno di usare la zattera. Allo stesso modo, quando il cibo è cotto, non avete più bisogno della fiamma. Finché avrete fame, vi necessita del cibo, ma quando la fame è saziata, esso non vi serve più. Questo però non significa che dovete sprecare o distruggere qualcosa una volta che avete soddisfatto i vostri bisogni. La zattera che vi ha aiutato ad attraversare il fiume deve essere messa al sicuro in modo che altri possano usarla. In questo modo dovreste far bene agli altri. A che serve bruciarla dopo averla usata? Non ha alcuno scopo. Dopo aver sperimentato la beatitudine della contemplazione di Dio, dovreste rimanerci sempre immersi. Fate qualunque cosa, come leggere, scrivere, camminare, parlare, con sentimenti divini. Non indulgete nel parlare in modo superfluo e inutile, inutile e inutile. Perché invece non parlate di Dio? Non date spazio a chiacchiere inutili. Usate il tempo per studiare in modo corretto. Usate il tempo libero per fare buone azioni. Questa è vera consapevolezza. Che cosa significa consapevolezza? Consapevolezza è chit, conoscenza. Ma gli studenti non possono acquisire la conoscenza vera a causa del troppo parlare e non solo. Il parlare troppo spreca il potere della vibrazione e della radiazione. Quindi non indulgete mai nel parlare in modo superfluo di qualunque argomento. La vostra mente può non vacillare in seguito a tali discorsi, ma nell'ascoltarvi altre menti potrebbero farlo. Quindi dovete tenere sempre presenti i sentimenti degli altri. Potete dire che la persona che vi è vicina sta commettendo una malvagità, mentre voi non state facendo niente di male. State guardando l'altro che fa il male come spettatore inerte, quindi ne subirete la metà della colpa. Ci sono molti segreti sottili, simili nel Vedanta. Quando Duryodhana cercò di disonorare Draupadi alla corte del Kaurava, ella chiese a tutti gli anziani come Bhishma, Dronacharya e Kripacharya di salvarla, ma nessuno di loro la soccorse. In seguito Krishna disse a Bhishma: "Tu sei un uomo di grande saggezza. Dronacharya è uno dei precettori più grandi, ma nessuno di voi ha aperto bocca per impedire a Duryodhana di commettere questo enorme peccato. Quindi non solamente lui è peccatore, anche voi avete preso parte guardandolo commettere sotto i vostri occhi. Se sapete che ciò che viene compiuto è un misfatto e non fate niente per impedirlo, ne condividete la responsabilità. Se rimanete passivi a osservare qualcuno che commette violenza, non potete sfuggire al biasimo. Chi commette il male, chi sta a guardare, chi lo incoraggia e chi ne gioisce, sono tutti malfattori. Quindi tutti gli anziani come Dronacharya e Bhishma erano tutti da deplorare per l'atto malvagio di Duryodhana. Quale fu il loro destino finale? Bhishma dovette rimanere sul letto di frecce per 56 giorni prima di morire. Perché un uomo di grande saggezza dovrebbe andare incontro a una fine simile? Ben sapendo ciò che veniva fatto, che ciò che veniva fatto era un misfatto, non cercò di impedirlo. Questo fu la causa della sua sofferenza. Dronacharya era un precettore, un grande precettore che insegnò l'arte di usare le armi ai Kaurava e ai Pandava. Che cosa gli successe alla fine? Udendo Dharmaraja dire: "L'elefante Ashwatthamam è morto", fu così sopraffatto dal suo attaccamento che pensò che suo figlio fosse stato ucciso, per cui gettò le armi e fu ucciso sul campo di battaglia. L'uomo soffre di 3 tipi di attaccamento: al denaro, alla moglie e alla progenie. Questo è stato spiegato abbondantemente nel Vedanta. Egli commette molti misfatti a causa di essi. Se
Per realizzare il principio del Tarakamma, deve liberarsene. Il principio divino di Brahman è immanente in tutti. Se meditate su Brahman con sentimento di unità, lo raggiungerete sicuramente. Krishna disse ad Arjuna: Tu puoi chiederti come sia possibile pensare a me in mezzo alla battaglia. Tienimi in mente e combatti. Se combatti pensando a me, vincerai sicuramente. Se pensi a me, io mi incaricherò di tutto. Si deve avere fede totale nelle parole di Dio. Ecco un esempio che ho citato ai miei studenti molte volte. La guerra del Mahabharata doveva cominciare un giorno di luna nuova e Arjuna era totalmente demoralizzato e depresso nel vedere la formazione delle armate dei Kaurava e dei Pandava il giorno prima, che era Chaturdashi. Era stato Arjuna stesso a ripetere che essi erano pronti per la battaglia contro i Kaurava e che Krishna non andasse alla corte dei cugini in missione di pace. Ora che la guerra stava per cominciare, Arjuna era molto nervoso. Krishna voleva dargli la conoscenza della Bhagavad Gita per infondergli coraggio ed entusiasmo, ma voleva prima valutare se l'allievo avesse fede totale in lui. Egli condusse Arjuna in una foresta e attese il buio per tornare. Allora indicò un uccello appollaiato su un albero e disse: Arjuna, guarda com'è bello quel pavone. Egli iniziò questa conversazione per conoscere lo stato mentale di Arjuna, il quale rispose: Sì, Swami, il pavone è davvero bello. Krishna disse: Oh, quello non è un pavone, non vedi che è un'aquila? Sì, Swami, è un'aquila, disse Arjuna. Allora Krishna gli dette una pacca sulla spalla e proseguì: Che sciocco sei, Arjuna, non saper distinguere se si tratti di un pavone, di un'aquila o di qualche altro uccello. Guarda bene, non è né un pavone né un'aquila, ma è un piccione. E Arjuna rispose: Sì, Swami, è un piccione. A quel punto Krishna, fingendo di essere un po' arrabbiato, disse: Ma non hai buon senso, non hai potere di discriminazione, a che cosa stai pensando? Sembra che tu non riesca a discernere se si tratti di un pavone, di un'aquila o di un piccione. Stai continuamente, ciecamente, dicendo sì a qualunque cosa io dica. Arjuna quindi rispose: O Krishna, se io dico che non è un pavone, tu puoi farlo diventare tale. E allo stesso modo, se dico che non è un'aquila o un piccione, tu puoi trasformarlo in uno di essi. Puoi fare tutto, quindi importante è la tua parola. Che cosa conta per me che sia un piccione, un pavone o un'aquila? Krishna fu molto contento del fatto che Arjuna avesse una fede così grande nelle sue parole. Gli mise una mano sulla testa e lo benedisse dicendo: Ora sei mio vero devoto. Fissate la mente in me, siate devoti a me, rendetemi omaggio e adoratemi. Vi prometto che verrete certamente a me perché voi mi siete cari. Solamente dopo la conferma che Arjuna aveva una fede assoluta nelle sue parole, Krishna gli impartì la conoscenza della Bhagavad Gita. A che servirebbe comunicare la conoscenza a chi non ha fede? In modo simile, voi dovreste aver fede totale negli insegnamenti del Vedanta. Solamente così potete comportarvi di conseguenza. Se obbedite ai precetti di Swami con fede totale, meditate su di lui continuamente, ne avrete la visione in un momento. In verità, egli si manifesterà davanti a voi istantaneamente. Così dovete analizzare gli insegnamenti del Vedanta e comprendere il loro significato. Capire il Vedanta è molto facile, la gente cade in confusione perché non è capace di comprendere il significato reale. Non c'è comunque pericolo nel confondersi, ma alcuni pensano e temono di cadere in depressione. Una persona che va in confusione e depressa perde l'equilibrio mentale. Se fate uno sforzo vero, comprenderete che il Vedanta sarà facile. Può essere un po' difficile schiacciare il petalo di un fiore o un fiocco di burro, ma comprendere e seguire l'insegnamento del Vedanta è molto più semplice. Studenti, vi sto dicendo qualcosa di sottile e significativo, cercate di comprenderlo perché è importante. Se diventate un amatore, potete amare uno o due individui, ma
ma se diventate l'amore stesso potete amare chiunque, tutti. Essendo un amatore vi ponete in una categoria bassa, quindi non diventate tali, siate l'amore stesso. Se diventate l'amore sarete amati da tutti e raggiungerete Ekatma Bhava, il principio di unità. Lo stesso principio d'amore è presente in tutti. Il Vedanta gli dà una grande importanza. Quale tipo d'amore si dovrebbe coltivare? Questo amore non riguarda il corpo o la mente. Dio va amato in tutti i modi. Allora tutti gli attaccamenti indesiderati saranno scacciati e soltanto allora sperimenterete il principio dell'Advaita. La canna da zucchero ha molti nodi, ma il suo succo è dolce. In modo simile possono esserci molte modulazioni nei vostri pensieri, ma se aggiungete loro la dolcezza dell'amore, essi diverranno sublimi. Questo è il significato del detto vedico Raso Vai Sa. Dio è l'essenza stessa delle cose. L'amore è divino, esso manifesta il principio di Brahman. Dio è sotto forma d'amore e l'amore è essenza divina. Qui rasa non significa Padarasa, Mercurio, ma Premarasa, essenza dell'amore. Il Mercurio non si mischia con nessun altro elemento, mantiene sempre la sua distinzione, mentre Premarasa non è così, si mischia e dà dolcezza a qualunque cosa con cui venga a contatto. Si può essere uno studioso esperto avendo padroneggiato Veda, Shastra e Purana, e si può essere un grande imperatore e governare un regno vastissimo, ma nessuno può eguagliare un devoto che ha sacrificato tutto al Signore. Senza amore per Dio la liberazione non si raggiunge. Oggi noi abbiamo iniziato in piccole dosi l'insegnamento del Vedanta. In verità ogni mantra del Vedanta è pregno di significato profondo. Il Vedanta è molto facile da praticare. Spiegare il principio del Vedanta in termini semplici è impossibile per chiunque, eccetto la divinità. Vedendo la mia forma fisica potete ingannarvi nel pensare che anch'io sia un essere umano come voi. Potete amarmi, ma non dare la giusta importanza alle mie parole a causa di questo inganno. Io però non sono il corpo, né la mente, né il buddhi o citta. Non sono nessuno di questi. Ho assunto questo corpo solo per il vostro bene. Lo si può evidenziare con un piccolo esempio. In questo bicchiere c'è dell'acqua, il bicchiere serve a contenerla. Ci sono una lampada, dell'olio e uno stoppino. Può la lampada accendersi da sola? Non serve qualcuno che l'accenda? Ci sono dei fiori, un ago e del filo. Può la ghirlanda farsi da sola? Non serve qualcuno per cucirla? C'è la conoscenza e c'è l'intelligenza, ma si può sperimentare la conoscenza se non c'è un guru che la trasmetta? Similmente, questo corpo è venuto per dimostrare che cosa sia la verità, che cosa sia l'irreale e che cosa sia Brahman. Realizzate la vostra unità con Swami. Incarnazioni dell'amore. Non pensate che io parli spinto dall'ego. Io sto solamente rivelando la verità di me stesso. Voi non avete compreso neppure una frazione della mia realtà. Nessuno può descrivere la mia natura in un modo o nell'altro. Io sono un uomo tra gli uomini, una donna tra le donne, un bambino tra i bambini e sono Brahman quando sono solo. Questa è la mia realtà. Io mi comporto in armonia con il gruppo di persone che sono intorno a me. Quando sono tra gli anziani devo comportarmi come loro. Quando sono tra i bambini devo comportarmi come un bambino. Se un anziano gioca con i balocchi, i bambini lo deridono. Se un bambino si aiuta con un bastone per camminare come un vecchio, gli anziani si divertono. Per un uomo attempato, usare il bastone è naturale, come per un bambino giocare con i balocchi. In modo simile, quando io sono con i bambini, li faccio felici dando loro questo e quello. Ma se qualcuno viene da me con il desiderio di conoscenza spirituale, io gliela impartisco. Quando viene un capofamiglia, gli insegno il Dharma dei capofamiglia e nello stesso modo insegno a ognuno ciò che gli necessita.
Perché faccio tutto questo? Solamente per farvi raggiungere la realtà fondamentale della vostra unità con Swami. Siete stati molto fortunati a ottenere questa opportunità. Nessun altro avatar ha dato questo tipo di occasione agli esseri umani. Avendo questa opportunità d'oro, se vi comporterete in armonia con i miei insegnamenti, la vostra vita sarà certamente santificata e redenta. A tempo debito vedrete l'ascesa della mia gloria quando anche i ciechi e coloro che non sanno diranno: Swami è Dio. Di quando in quando Dio mette alla prova gli esseri umani. Non diventate vittime di Maya, distinguetevi vittoriosi nelle prove di Dio. Se vi immergerete nell'amore, supererete tutte le prove di Dio. Nessuno può dire che l'amore sia così o cosà. È del tutto essenziale comprendere gli insegnamenti del Vedanta più che quelli dei Veda. Il cammino dell'amore è molto più facile della ripetizione del mantra, della meditazione e dello yoga, eccetera. Dio non è interessato a quante scatole di riso e a quante vesti avete distribuito ai poveri. Potete inviare questa lista all'ufficio delle tasse. Ciò che mi interessa sono solamente i vostri sentimenti. Anche se fate un atto minimo di carità, io vedo i sentimenti che lo motivano. Non mi interessa quanti abiti o scatole di riso distribuite. Swami valuta solamente la qualità. Rukmini ottenne la grazia di Krishna offrendo soltanto una foglia di tulsi, basilico sacro. Kuchela ottenne la grazia e l'amore di Krishna offrendogli un pugno di riso battuto. Che cosa fece Draupadi quando, non avendo niente, dovette nutrire il saggio Durvasa e i suoi 1.000 discepoli? Ella offrì a Krishna un chicco di riso rimasto nella pentola e pregò: Tu sei il nostro solo rifugio. Quando Krishna mise in bocca quel chicco di riso, la fame di Durvasa o dei suoi discepoli fu saziata immediatamente. Al tempo di ogni avatar, i devoti fanno richieste simili, ottenendo la grazia infinita del Signore con piccole offerte piene di devozione e amore. Quindi, liberatevi delle impurità della mente, distruggete l'ego e imparate a offrire amore. Solamente allora avrete la fortuna di sperimentare la beatitudine.